Ciao a tutti ragazzi, Siamo qui nel camper di Dario, siamo in viaggio, mancano ancora 2 ore e mezza più o meno. Sono le 2 e elementari che si divertiva a giocare con le penne, no? E allora durante la lezione, mentre la professoressa spiega, lui prende un righello, e adesso non ha un righello, lo mette qui, fa finta che sia un aeroplano. E allora lui si mette, fa tutto di sparare ai portapenne e tutto. Questo durante la lezione. La professoressa lo becca, lui si accorge però che la professoressa l'ha beccato, tipo si ferma con l'aeroplano, ma tutti guarda incazzata nera, prende il aeroplano e fa: ti diverti, eh? Ti diverti. La prof. La prof. Incazzate ne fa. Basta! Basta! In prima elementare praticamente facevamo gli starnuti finti, invece un coglione io. Ho preso la matita, me la sono messa qua. Così il sangue mi usciva, il sangue proprio a spruzzo. Ma dove? Che schifo! No, ma più che schifo, mi ha fatto un male carne. Cioè, mettersi le cose nel naso e poi fare gli starnuti finti. Finti! Superiori. Cioè, superiori questo. C'era uno che si divertiva a fare la cerbottana con le penne. Con la cannuccia, no? Con le penne. Sparava con la cerbottana. A un certo punto fa: perché non lo facciamo con le puntine da disegno? Mette le puntine, sai che dentro la cerbottana. C'entravano, sì. Sì, c'entravano. Si è ingoiato le puntine. È andato all'ospedale. Eccoci, siamo a Lucca Comics, come potete vedere adesso siamo in un posto un po' brutto, quindi scendiamo e andiamo negli stand, che dobbiamo comprare la roba, andiamo, andiamo! C'era un casino di gente, di set davvero stretti. Per carità, se sei un cosplayer, sei fuori, ti fanno le foto, è davvero bello, anche la città è più bellissima, le mura. Però negli stand è proprio una cagata, spendi un sacco di soldi, che quest'anno addirittura è aumentato, ma non ne vale proprio la pena. Però dai, ci siamo divertiti lo stesso. Poi c'erano gli amici di Dario, ti salutiamo, ciao. C'è Alessandro, Lino Russo, fai sentire l'inglese. Diverti ad ascoltare i libri così. Bene Ale, ora però ci devi raccontare cosa è successo con la tua action figure. Allora, ho comprato alla modica cifra di 60 euro un'action figure. Mentre cercavo di montarla. Aspetta, dimmi il prezzo che. 60 euro? No, prima quanto costava? 180 euro. Quindi proprio. Io ho pagato 60 euro un terzo. Mentre la stavo montando bisognava inserire all'interno di alcuni fori presenti al di sotto del piede una, come dire, un piedistallo. Esatto, un piedistallo di base. Ci mettiamo là in tre, mettiamo e non entra. Premiamo un po' più forte. Si è
spaccato uno dei tre piedini che doveva aderire con i fori all'interno. Ma porca vacca. Ma porca miseria. Vabbè, proviamo con gli altri due restanti. Prendiamo più forte. Tac! E anche il secondo è andato. Secondo piedino. Mangiamo. La mattina dopo diciamo dai, proviamo a metterla. Però così vediamo se riusciamo a farlo stare in piedi. Dai. E prendiamo un po'. Tac! Anche il terzo. Ma porca vacca. Questa cosa mi sono fatta. Cecina. La cecina. La cecina. Io volevo mangiare la cecina, ma non c'era. Allora, eravamo quattro, avevamo fame. Allora ho detto, vabbè, allora pigliamo una cacchio di focaccia calda, col tonno, una roba. Sono lì su uno sgabello che sto mangiando, guardo un attimo, tac, sui pantaloni, una macchia d'olio della Madonna. Ho continuato a girare per Luca come su sta roba dietro. Faccio dei cosplay. Sì, veramente. Che cosplay è? Dell'olio. L'olio, una persona zozza, è un barbone.